Il Giro d'Italia è la figuraccia per le buche di Roma. Gli organizzatori della corsa sono furiosi con il Campidoglio. Carlotta Mann. Tantissimi pezzi di strada inciottolato, ma soprattutto brutto. Era molto accidentato, però la decisione della giuria di annullare il tempo penso sia la cosa giusta. Questo percorso non sa da fare, troppo pericoloso sfrecciare per le vie di Roma 80 all'ora quando il manto stradale non è adeguato. Roma inciampa così sui secolari San Pietrini e su quelle toppe messe lungo il percorso, bucando anche la corsa in rosa. Alla fine del terzo giro i corridori hanno detto basta, la tappa si trasforma in una passeggiata tra i Fori Imperiali, Piazza Venezia e Trinità dei Monti. Penso che Roma sia una città bellissima, ma non è fatta forse per ospitare una gara di questo tipo. Siamo dei professionisti, abbiamo così, velocità difficilmente così, che possono difficilmente andare d'accordo con una città del genere. Nel mirino i lavori fatti per mettere in sicurezza il circuito, interventi considerati grossolani e approssimativi come questi tombini ricoperti forse troppo in fretta, nonostante quei 100.000 euro che il Comune ha dichiarato di aver speso proprio per ospitare il giro. E se per la sindaca Raggi si è trattato comunque di un giorno di festa, non la pensano così gli organizzatori del giro. Il Comune lo sapeva da un anno, dovevano sistemare le strade, dicono. Se ne sono accorti ieri, cioè il Giro d'Italia hanno fatto passare, non lo dovevano far passare, è una cosa assurda. Prima pensino a ristabilire l'asfalto, a ripristinarlo e sistemare i San Pietrini, poi eventualmente si pensa al Giro d'Italia. Così quella che doveva essere una passerella per la città eterna si è trasformata nell'ennesima brutta figura, questa volta annunciata.